Se Napoli si sbilancia, questo è il titolo del convegno organizzato ieri presso il centro congressi della Federico II in via Partenope. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Napoli e dall'associazione Sbilanciamoci, è stata l'occasione per lanciare proposte innovative per il bilancio dell'amministrazione comunale. A causa dei tagli del governo, Napoli ha perso 138 milioni lo scorso anno e ne perderà circa 145 quest'anno, tagli che andranno a colpire i lavoratori dipendenti e i pensionati. Ci vuole invece coraggio, scelte in controtendenza, soprattutto più equità nella manovra di bilancio locale. Per evitare di penalizzare chi è già in difficoltà nelle situazioni di crisi occorrerebbe fare il contrario, sostenere le persone che sono già in difficoltà. Credo che occorra trovare risorse e modi per utilizzare meglio il patrimonio pubblico che sappiamo non essere stato adeguatamente utilizzato. E infine credo che bisogna trovare anche il coraggio per valutare la spesa sociale non in termini di costi, ma di utile investimento che concorre a creare le condizioni di sviluppo dell'intera città. Gli economisti di Sbilanciamoci hanno offerto gratuitamente la loro consulenza per organizzare un bilancio che, anche se in tempi di recessione, vada nella direzione di un riequilibrio e una ridistribuzione delle ricchezze. Napoli quest'anno soffrirà tantissimo, in parte per i tagli ai trasferimenti pubblici che sono veramente di dimensioni enorme, in parte perché ci sono alcune criticità nel bilancio di Napoli che tuttora sono molto rilevanti. Due cose molto semplici: da un lato, per ridurre le spese si può tranquillamente passare a determinati software liberi nell'utilizzo dell'amministrazione, e dall'altra si dovrebbe cercare di valorizzare il capitale sociale, che forse è una delle cose che a Napoli c'è e viene spesso usato male. Il sindaco Luigi De Magistris, dal canto suo, ha accettato la sfida, accusando il governo Monti di tagliare i bilanci sugli enti locali senza prendere provvedimenti sulle spese militari, sui capitali scudati e sui patrimoni. Noi siamo impegnati innanzitutto ad evitare che le politiche del governo, che sono micidiali per gli enti locali, possono avere ricadute devastanti sui cittadini. Gli obiettivi principali sono innanzitutto recuperare dal patrimonio immobiliare, continuare sulla strada dei tagli dei costi della politica, dove già abbiamo fatto tantissimo. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto un calcolo che abbiamo recuperato 10 milioni di euro dal lavoro che abbiamo realizzato sulle partecipate. Poi bisogna lavorare sull'aumentare fortemente la riscossione dei crediti del comune e poi la lotta all'evasione. Io trovo veramente incredibile, devo dire, che il governo tagli ulteriormente per 130 milioni agli enti locali e poi dica: se volete alzate voi le tasse, e poi i soldi di quelle tasse se ne piglia per metà il governo. Cioè, francamente, anche politicamente inaccettabile questo discorso.